In attesa di incontrare mercoledì il sindaco Seri e i rappresentanti dell'azienda, i sindacati e i lavoratori dell'Azimut Beniti tengono accesi i riflettori sul rischio di chiusura dello stabilimento fanese. Per questo motivo stamattina dalle 8 alle 10 hanno deciso di marciare lungo via Papiria fino a Tre Ponti per poi rientrare e riprendere il lavoro. Ad oggi però non sono arrivate risposte né tantomeno certezze per questa situazione che rischia di mandare sul lastrico 89 famiglie. I dipendenti stanno scioperando un'ora al giorno ad oltranza dallo scorso 23 giugno, cioè da quando sono venuti a conoscenza dell'intenzione di Azimut Beniti di cedere il ramo di azienda o come alternativa di ricorrere alla cassa integrazione per tutti con la successiva mobilità, ma i lavoratori e i sindacati non si arrendono. Abbiamo anche bloccato la circolazione, ci scusiamo per il disagio magari che abbiamo creato, ma era necessario farlo, perché dall'Azimut Beniti ci aspettiamo qualcosa di più che delle semplici risposte speculative, perché di questo parliamo, speculazione a danno di 89 famiglie e dell'indotto che ci lavora. Non può l'azienda risponderci, risolviamo il problema esternalizzando a un terzista il lavoro che viene fatto internamente. Questo non lo possiamo accettare, non lo accetteremo e continueremo avanti presso tutti i luoghi deputati per risolvere la vertenza, per tutelare i diritti di 89 famiglie e dei lavoratori della Beniti. E quindi riteniamo che è un nostro diritto avere delle risposte a quelle proposte dove diciamo e proponiamo all'azienda su come rimanere su un sito di Fano. Sito di Fano che in tutti questi anni l'azienda stessa ha riconosciuto come polo di eccellenza della vetroresina, sul quale ha investito tanto e noi crediamo che possa continuare ad investire. Hanno partecipato tantissimi e hanno fatto vedere la loro intenzione, la loro volontà di difendere il loro posto di lavoro, la loro professionalità. CGL e CISL UIL staranno assieme a loro in questa lotta fino alla fine.